Cari fratelli e sorelle, buona giornata, buon mese di maggio, il mese che la Pietà Cristiana dedica a Maria e nello splendore della natura di questo mese noi sentiamo che Maria davvero è al centro come colei che ci indica Cristo, ci indica la via della bellezza e dell'amore. Per questo l'ufficio di pastorale familiare della nostra diocesi ha lanciato un'iniziativa: crea un roseto domestico. Nelle nostre case forse 40-50 anni fa era molto più frequente creare un altarino, lo chiamavamo così, dove ci si riuniva a pregare il rosario durante questo mese. Abbiamo voluto usare questa espressione nuova, un roseto domestico, proprio per mettere in evidenza il senso della bellezza che risplende sul volto di Maria, sul quale rifulge la luce di Dio, la luce del Figlio suo. Quindi spero che tutti quanti voi abbiate preparato nelle vostre case questo spazio per la preghiera, un po' simile al presepe pasquale che vi ho proposto. Ogni giorno noi vivremo un momento di preghiera mariano, seguendo quello che è stato il consiglio del Papa già dato qualche giorno fa, il 25 aprile. Egli ci ha invitato a pregare il rosario, definendolo preghiera semplice, e noi vogliamo vivere davvero con semplicità questo momento di preghiera, con un riferimento alla parola di Dio o a un brano dei padri della Chiesa o del Magistero della Chiesa, e poi la recita di 10 Ave Maria. Poi ciascuno di noi potrà ampliare questo momento durante la giornata con la sua famiglia o personalmente con la recita degli altri 4 misteri. Noi quest'anno abbiamo un'opportunità che magari gli anni scorsi nelle celebrazioni nelle nostre parrocchie e io stesso nella celebrazione che avevo ogni mattina in Duomo non avevamo, quella cioè di non solo poter ascoltare ma di poter vedere. Per questo vi proporrò ogni giorno una immagine mariana che ci serve per comprendere meglio il mistero nel quale Maria è inserito, il mistero della salvezza. Qualcuno ha scritto: Maria non è il centro del mistero della salvezza, ma è centrale, proprio perché la sua presenza, il ruolo che le ha affidato il Signore, la sua vocazione, è quella di essere lodegitria, come ci dice la Madonna di Ripalta, cioè colei che indica la via. Perciò ogni giorno vi proporrò con la preghiera una immagine della Madonna che si trova nella nostra diocesi, la commenterò alla luce della parola di Dio o, come vi dicevo, di un brano dei padri della Chiesa e del Magistero, e poi con voi reciterò 10 Ave Maria. Concluderemo non con la preghiera tradizionale alla Madonna di Ripalta, ma con una delle due preghiere che Papa Francesco ci ha proposto per questo mese e ci ha detto che egli stesso reciterà. Vogliamo davvero sentirci uniti in una grande comunione spirituale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Ringraziamo il Signore per il dono di questo giorno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oggi, 1 maggio, è la festa di San Giuseppe Lavoratore, la festa dei lavoratori, che per noi cristiani ha assunto questa denominazione che ci riporta nella casa di Nazareth, dove Gesù ha imparato dal suo padre putativo Giuseppe l'arte e il lavoro del carpentiere. Egli stesso viene chiamato nel Vangelo il figlio del carpentiere.
Voglio proporre alla vostra attenzione una immagine nella quale, ecco, noi possiamo davvero contemplare Gesù come il figlio del carpentiere. È una pala d'altare dell'antica chiesa di Tre Santi, nelle campagne di Cerignola, è una tela settecentesca che possiamo trovare nel volume fatto curare da Monsignor Felice di Molfetta per il 10° anniversario della sua presenza in diocesi. Questa pala d'altare ci richiama una pagina del Vangelo, quella in cui, secondo l'Evangelista Luca e secondo l'Evangelista Matteo, Gesù, tornato a Nazaret, stava loro sottomesso. È sottomesso nel senso che vive il suo essere figlio a Maria e a Giuseppe. Vediamo in questa immagine Dio Padre che veglia su suo figlio Gesù e lo Spirito Santo che guida i passi del Signore, li guiderà verso il battesimo, li guiderà nel deserto. Ecco, il Padre, il Figlio e lo Spirito agiscono sempre insieme. E mentre la paternità di Dio veglia dall'alto sul figlio suo diletto, c'è Giuseppe e c'è Maria. E vediamo che Maria lo prende per mano, Giuseppe lo accompagna. È il gesto quello dell'accompagnare proprio dei genitori che Gesù ha vissuto nella esperienza semplice e umile di Nazaret. E voglio accostare a questa immagine una pagina molto bella del Magistero della Chiesa. Il brano è quello di Paolo VI, il discorso che egli ha tenuto a Nazaret nel 1964. Pensate, dopo secoli, un papa ritornava nella Terra Santa e a Nazaret egli ha pronunciato questo mirabile discorso. La casa di Nazaret è la scuola dove si è iniziati a comprendere la vita di Gesù, cioè la scuola del Vangelo. Qui si impara ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare il significato così profondo e così misterioso di questa manifestazione del Figlio di Dio, tanto semplice, umile e bella. Forse anche impariamo, quasi senza accorgercene, ad imitare. Ed ecco, fa riferimento Paolo VI, ormai San Paolo VI, proprio al lavoro e dice: qui desideriamo comprendere nella casa del figlio del falegname e celebrare la legge severa, certo, ma redentrice della fatica umana. Qui nobilitare la dignità del lavoro in modo che sia sentita da tutti, ricordare sotto questo tetto che il lavoro non può essere fine a se stesso, ma che riceve la sua libertà ed eccellenza non solamente da quello che si chiama valore economico, ma anche da ciò che lo volge al suo nobile fine. Qui, infine, vogliamo salutare gli operatori di tutto il mondo e mostrare loro il grande modello, il loro divino fratello, il profeta di tutte le giuste cause che li riguardano, cioè Cristo nostro Signore. Ecco, Gesù nella casa del carpentiere ci insegna il valore del lavoro, accanto a Maria e Giuseppe. Per questo oggi vogliamo pregare perché i diritti dei lavoratori siano davvero riconosciuti a tutti, perché il nostro governo metta in atto delle misure che consentano a tutti quanti di vivere in sicurezza, di tornare al lavoro, di avere un'attività dignitosa.
Che, per intercessione di Maria e Giuseppe, il Signore conceda anche ai disoccupati la speranza di tornare al lavoro e il lavoro stesso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Oggi invocheremo frequentemente Maria durante la giornata, invocandola così. Maria di Nazareth, prega per noi. Concludiamo con la preghiera composta da Papa Francesco. O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino, come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai, perché come a Cana di Galilea
possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci attraverso la croce alla gioia della risurrezione. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Buona giornata del 1° maggio a tutti, sia vissuta con senso di responsabilità nelle nostre case, muovendoci per quello che le norme e le disposizioni governative consentono. Ma non manchi nelle nostre case, oggi e in tutti i giorni, la preghiera. E in questo mese, accanto al nostro roseto domestico, non manchi la preghiera del Rosario. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore è la nostra forza. Buona giornata.